abbiamo introdotto, abbiamo iniziato ad introdurre e abbiamo trattato le lesioni vascolari di vario tipo e ovviamente i trattamenti più idonei, tra le quali c'è stata anche la trattazione delle telangiectasie degli arti inferiori. Noi proponiamo, diciamo, ecco, un nostro trattamento, quello che noi facciamo nella pratica quotidiana al centro laser. Come premessa va detto che prima di iniziare un qualsiasi iter o approccio terapeutico ad un paziente che presenta delle lesioni vascolari degli arti inferiori sarebbero indicati un attento esame clinico e una valutazione emodinamica strumentale. Molto spesso ci arrivano pazienti anche con patologia varicosa, non solo con telangiectasie fine degli arti inferiori, che presentano delle recidive che a volte non sono mai stati sottoposti ad un'indagine strumentale. Quindi per una corretta diagnosi è ovviamente necessarie delle indagini anche strumentali che ci possono portare alla corretta indicazione terapeutica e quindi al miglior risultato. Perché come sappiamo a livello delle lesioni degli arti inferiori molto spesso non si hanno risultati sempre brillanti. Epidemiologia, il 40% popolazione adulta, sesso femminile è la prevalenza, familiarità nell'85% dei casi, i fattori predisponenti sappiamo sono la sedentarietà, anomalie della parete venosa, fattori ormonali e l'aumento della pressione intraaddominale, quali situazioni fisiologiche quali la gravidanza oppure patologiche quali appunto anche tumori del cavo addominale. Per la valutazione della lesione ci rifacciamo la classificazione CEAP, per cui per matting partiamo dalle lesioni quelle più fini, cioè del diametro al di sotto di 0,5 mm. Abbiamo detto ieri che questa è una situazione che molto spesso si presenta come una complicanza della scleroterapia ed è costituita da un alone rosso-bluastro che è determinato da questi vasi finissimi di neoangiogenesi che non hanno a volte un evidente segno di reflusso in un unico punto e che sono resistenti a nuovi trattamenti di scleroterapia. Le telangiectasie sono quelle venule intradermiche che rientrano in un diametro al di sotto di un millimetro. Le vene reticolari vanno da un millimetro a meno di 3 millimetri, sono spesso tortuose. La malattia varicosa vera e propria, in questo caso le vene sono sottocutanee, sono permanentemente dilatate e rappresentano un diametro maggiore di 3 mm in posizione eretta. E poi abbiamo la corona flebectasica, che questa è una situazione patologica in cui queste telangiectasie intradermiche sono localizzate a ventaglio nella regione laterale e mediale del piede e sono il segno appunto di uno stadio ormai avanzato di malattia varicosa. Nella valutazione morfologica è importante valutare che cosa? Il colore del vaso, quindi se il vaso è un capillare tendente al rosso oppure tendente al blu, perché questo ci darà anche una maggiore indicazione per quanto riguarda il laser da utilizzare. Il diametro medio del vaso, sia per quanto riguarda la scleroterapia, per le nostre concentrazioni e la nostra quantità di farmaco da poter utilizzare, per quanto riguarda invece la laser terapia, per le fluenze che dovremo utilizzare. L'aspetto morfologico del complesso telangiectasico invece è quello che ci dà un po' l'indicazione su, dalla morfologia per risalire a dove è più o meno il blocco, quindi la parte del reflusso che si è instaurata, quindi a livello del derma o livello del plesso subdermico. Come diceva ieri il dottor Heidecker, se avevate presente l'immagine di quell'arborescenza col tronco e con la chioma, molto spesso appunto si ritrova nelle vene reticolari questa insufficienza che poi dà luogo a queste arborescenze a livello cutaneo. I trattamenti, abbiamo detto, possono essere scleroterapia, laser terapia e ovviamente anche la chirurgia. Nella nostra esperienza noi adottiamo un trattamento combinato di sclero-laser terapia, ovvero una mousse sclerosante che viene seguita subito dopo da un trattamento con